C'era una volta, comincia così, ma questa volta comincia da qui. Qui niente lupi né streghe cattive che non fanno ridere. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in TV. Passano gli anni ma non sono lunghi e anche quest'anno è tornato Mudù. E se non ridi più alla vita, ora ci pensiamo noi e tutti insieme proveremo a cantare più che puoi. Con noi la storia più inventata può finire come vuoi. È garantita la risata se con noi ci siete voi. La nostra storia continua così, ma questa volta comincia da qui. Qui niente draghi, vampiri e fantasmi che non fanno ridere. Le barzellette che vedi in TV sono fatti veri che vivi anche tu. Butta la pasta, riscalda il ragù, siediti a tavola, comincia Mudù. E se non ridi più alla vita, ora ci pensiamo noi e tutti insieme proveremo a cantare più che puoi. Con noi la storia più inventata può finire come vuoi. È garantita la risata se con noi ci siete voi. E se non ridi più alla vita, ora ci pensiamo noi e tutti insieme proveremo a cantare più che puoi. Con noi la storia più inventata può finire come vuoi. È garantita la risata se con noi ci siete voi. Vedi, dottore, ci sentiamo domani. Deve avere fiducia, non è che stiamo giocando qua. Quando c'è la professionalità, diciamo l'esperienza. Dottore, vado ancora a sera, dottore. Vabbè, chiamo io, non è che uno si presenta. C'è la pausa, la vogliamo fare tra uno e l'altro. Beh, uno esce roente, dottore, io sono la signora Locascio. Mi ha mandato a chiamare per le analisi mio figlio Luigino. Luigino sì. Come sta, dottore? Sta? Abbiamo fatto le analisi. Ho detto che non è che la situazione era delle migliori, voglio dire. Non, diciamo, con la malattia che ha suo figlio, la malattia sta, non è che non ci sta. Per la malattia che suo figlio, due cose possono verificare. Sì, ecco, sì, sì. L'alternativa è, sì, cioè, o il bambino muore. Come muore? Non è che Ho detto, come muore? Sì, o muore, non ho detto, potrebbe morire, o al massimo, sì, proprio se ce la caviamo, sì, ecco, sì, rimane scemo a vita, però. O muore. O rimane scemo a vita. Ma dottor, ma lei è sicuro? Certo che sono sicuro, l'ho avuta anch'io questa malattia. Scusi. Che sei, Udan? Tutto stamattina. Che mi accorgi, che no, no. Ma tu che fai freddo? Io la sfortuna, cioè, non è che... Tanto spazio stai, proprio. Ah, no. Non ti so, che cazzo, non è di dire. Ho fatto qualcosa, mi ha fatto male, giovane. Eh? Da po'. Tutto a posto, stavi in mano. Vieni a me. Aspetta, giovane, aspetta, fammi un favore, visto che ti trovi, mi daresti un'occhiata alla marmitta? Che, no, fa come un rumorino, vedi, che deve essere come sganciata una cosa. Soprattutto quando fa prendere una cosa sotto, e pur mo l'ho sentito. Beh, l'hai trovato? Sì! Non ci crede, veramente. L'hai trovato? Che cos'è che faceva fastidio? Che succede? Che mi tutta la marmita? Poi mi ha rovinato la... Ma non ho detto di staccare la marmita! Comandante! Comodo! Ok, sei comodo? Comodissimo, grazie. Okay. Vabbè. Comandante! Comodi! Oh. Ah, sì.
E come hai ritardato? E mi sono soffermata perché stavo vedendo le previsioni astrali. Meme, e che dice l'oroscopo? Che dice? Che quest'anno avrò un gran culo. Mettiti a dieta. Che c'entra? Che poi non è che avete tu cos'è, eh? Scotto di pane. Guarda che cosa mi ha combinato, guarda. Dio mio. No, non è possibile, la parete è sfondata, come ha fatto? La polvere. La polvere, qua, quando appena vengono i muratori ci vorranno minimo 3 giorni di lavoro. Vabbè, dai, adesso stai calma, ti daranno una spiegazione, scusa. Dana, quale calma, i mille non le ha la tenda nuova di organdi, su, la devo comprare. Dai, ma che cosa vuoi rifare? La cosa bella, sai qual è? Quella che mi fa più innervosire, che non parla, non dice niente, non mi dà spiegazioni. Guarda, vieni a vedere dove sta, guarda, che faccia. Tu mi devi spiegare come hai fatto ad entrare con la macchina nella stanza da letto. E come ho fatto? Come esci dalla cucina? Tutto il corridoio in fondo a sinistra. Hai spiegato mit dir tanzen, hai tau io und ich drauf. Hai flippen wir beim alten Chess einmal so richtig aus. Hai spiegato mit dir tanzen. Carissima Luigia. Salve. Oh. Che è successo? Mio marito mi tradisce. Brutto questa, una brutta cosa. Senti, tu fai una cosa. Lo tradisci con il primo che capita. Primo. Buonasera. Buonasera, dica. Vovvei dei fiammiferi. Diceva? No, diceva di legno. Diceva, ma che sapete? Un bel 3 ruote, l'ideale, che quel costa poco, poi sono eterni, durano. Bravo. E consumano poco. Bravo. Soprattutto, fai tu le trattative. Sarebbe proprio l'ideale. Sì, sì, è ideale. Buongiorno. Salve. Stavate in mezzo alla strada, cioè io a passare, non è che... Ecco, qua il dottor Mascarpone, ha comprato la masseria accanto. Ho sentito parlare, Mascarpone. Mascarpone, molto dietro. Una bella masseria quella. Grazie, grazie. La stavo comprando io, Fugo. Sì, senti, stavamo guardando questo, noi cercavamo proprio un 3 ruote così. Un mezzo? Sì, per... 3 ruote? Sì. Questo lo sto vendendo. Ah, e quanto è il prezzo di queste 3 ruote? Quotazione 4 ruote. Ragazzi, ho comprato un maglione a voi. Annu, e c'è la mafa. Non ci sei. Come esce il serpente corallo? Ovviamente questo serpente corallo come è fatto? Come lungo fatto? Lungo, diciamo, è fatto di a strisce, giallo e nero. Ah. Come esce voi? Uscite le dita. Le dita. Serpente corallo. E come è fatto? Come è fatto? A strisce, giallo e blu, e nero. Lungo e nero. La seconda stagione, c'è dopo giallo e blu, c'è dopo giallo e blu. Le muerte, la mite. Siete qui per il vostro coraggio. Il serpente coraggio. Il serpente coraggio. Figlio del mal di madre coraggio. Da tutto il mondo arrivano per partecipare, diciamo, alla... Ma vaffanculo! Ci sono! Maratone, io torno di burrato! Giochi senza condizioni!
contento che avete partecipato a questa missione segretissima di perlustrazione di questo territorio così difficile. Tutti hanno paura, tutti si fanno sotto, come un piccinino, io non riesco a capire perché, per quale motivo. Da dove vieni tu? Francia, Lyon. Lyon, la France, Lyon, bello, bello. Tu? Francia, giraffe. E tu? Italia, Molfetta. La Molfetta, sì. La Molfetta. Qui in questo territorio non servono le armi. Non servono le armi perché, questa è la caratteristica. Voglio solo la vostra forza, la vostra energia. Non ci sono animali molto pericolosi, oddio, ce n'è uno che vale per tutti. Sì. Oh, il famoso serpente corallo. Il serpente corallo? Hai sentito parlare? Sempre. Sì, ho sentito in televisione. Serpente? Come fa? Tu come serpente, la lunghezza di un serpente, diciamo, a livello, ecco, è facilissimo riconoscerlo, perché c'ha questo colore giallo e nero, le strisce. Giallo e nero. Come lo vedete questo serpente corallo? Non servono le armi. E mica me le togliamo così a buona bomba. Non servono le armi perché se qualcuno di voi lo vede, esce questo serpente corallo, immaginate, uscite i diti. Kiss. Le scarpe? Uscite le dita e fate così. Giallo e nero, come la canzone giallo e nero, voilà, in dallecchio. Così, giallo e nero. Giallo e nero, voilà. E l'avete preso perché lui sente giallo e nero, rimane taxi, boom, nell'occhio, preso il serpente corallo. Provate. Giallo e nero, voilà. Forza, tu, verso la collina. Sì, signor, sì, signor! In bocca al lupo! Per il lupo! Tu te ne vai verso il mare. E tu verso la prateria. Forza! Ci vediamo tra 2 ore! Povera me. Si è conclusa questa missione impossibile. Complimenti, bravi. Vi vedo soddisfatti anche se stanchi. Molto. Signore. Com'è andata lei? Com'è andata? Benissimo, signore. Guarda, ho incontrato qualche animale feroce, ma nessun problema per me. E te? Benissimo, comandante. Non ho incontrato nessun animale feroce. Nessuno. E né tantomeno il serpente corallo. Niente? Niente. E Joseph? Mi dispiace pure. Joseph. E Joseph? Dove sta Joseph? Che ne so? È quella. Joseph! Scommetto che hai trovato il serpente corallo, Joseph! È uscito da un cespuglio che. Sembrava il serpente corallo! Non sembrava il serpente corallo, ve l'ho spiegato! Non hai fatto giallo e nero! Toc! Ho fatto! Za! Me? Ma tu hai mai provato a mettere 2 diti in culo a una tigre? Bello, sembra un castello, diciamo. No, è un castello, però è un ristorante. Io ho prenotato per 2. Ma che cosa fanno qua? Niente, qua hanno detto che fanno il menù scenografico, capito? E cioè? Entriamo dentro e mo vediamo. Dai, oh, e tanto ci muoviamo.
Buonasera signori, benvenuti al ristorante dal menù scenografico. Buonasera. Pesame mucho. Come se fuera esta noche. Bello qui, eh? Mamma mia. È bello, sì. C'è anche gente, cioè non pensavo che fosse così conosciuto questo posto. No, qua mi ha mandato Antonio, mi ha detto che qua è un locale pacci. Antonio? Tuo fratello. Ma mio fratello? Lui da te? Sì. Grazie. Grazie. Che tengo miedo perderti. Perderti después. Prego. Com'è questo? Ottima scelta, signora. Cioè, mi ispira, diciamo, come... Non si pentirà. Sembra giusto. Lei invece? Per me è questo. Vabbè, lei ha preso la nostra specialità. Grazie. Pronti fra pochissimo. Grazie. No, è proprio bello, mi piace. Sì, sì. La gente. Mi arrivo fuori, no, veramente. Cioè, io sarei venuto, se me lo dicevi, sarei venuto anche prima. Pronti, signori, a questo punto? E come l'avevo detto, ristorante del menù scenografico, arrivano gli indiani! Stringiamoci forte, facciamo tribù, poi tutti via! E tutti, tutti insieme, bravissimi, ecco, il primo agli indiani! Dai, vedi che sono morto, so. Io non me l'aspettavo proprio. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Cioè, rimane curioso. Ma c'è il veglione, maschere, che cos'è, carnevale. Come veglione? Sì, sono gli Apache. Ma no, signore, menù scenografico. Come menù scenografico? Signori, hanno ordinato fagioli all'indiana. Più scenografico di così. Ma fagioli indiani sono trovati l'indiana. Buona continuazione. Grazie. Mi hanno coinvolti, sì. Mi avevano detto una cosa del genere, però no, ho pensato che fosse così. Hai capito? Prendi indiani e muovo questo filetto della texana, mi sa scritto il cowboy. Sta di cowboy. Voglio, è troppo bello, mi sto divertendo un casino. Mo' vecchi, oh, mo' vecchio. Oh, Cuccio. Oh, dove vai, oh, Cuccio. Io anche qua. Cuccio. Matti, perché stai scappando? Sto scappando! Ma perché? Io ho ordinato i cannelloni alla pecorina! Pecorina? Che sono scemo io! Ah, la pecorina! Perché poi arrivo... dici ciao! Io rimango, anche perché ho ordinato le pennette alla puttanesca! Puttanesca! Ehi! Madonna! Questa sera tutti insieme canteremo sta canzone. È la sigla della fiesta che tu balli da due ore. Con la bocca puoi cantar, con le gambe puoi ballar. Ma purtroppo da domani senza noi non puoi più star. E mi spiento l'allegria
di star sempre in compagnia. Tutto quanto è ancor più bel quando arriva il ritornello. Le mani in alto, le mani lì, da domani farai così. Le mani in alto, le mani giù, da domani dirai Vudù. Porta in su le braccia al sol e saluta con passion. Pope pian le porti giù, è la sigla del Vudù. Dalla cena a colazione canteremo questa canzone. Te l'ho scritta in italiano, ma il suo ritmo è giamaicano. E mi sento l'allegria di star sempre in compagnia. Tutto quanto è ancor più bel quando arriva il ritornello. Le mani in alto, le mani lì, da domani farai così. Le mani in alto, le mani giù, da domani dirai Vudù. Le mani in alto, le mani lì, da domani farai così. Le mani in alto, le mani giù, da domani dirai Vudù. Butta le mani giù, e questo è il ballo del Vudù. Sempre le mani giù, balla il ballo del Vudù.